Buonasera e benvenuti sui canali dell'Alchimista TV in questa nuova puntata di Ultima Frontiera, rubrica dedicata all'ufologia e alla scienza di confine. Stasera abbiamo un gradito ospite con noi, Umberto Visani, autore di molti libri sulle tematiche ufologiche e dei misteri in genere. Alcuni titoli di sua pubblicazione sono UFO le prove, UFO i casi perduti, Mondo alieno, Scomparsi della Uno Editore, e mai stati sulla Luna. Inoltre collabora e ha collaborato con importanti riviste del settore come Istime, UFO Matrix Magazine e Nexus. È stato ospite fisso della trasmissione Italia 1 Mistero. Stasera ci parlerà di UFO, nuove rivelazioni e antichi saperi. Buonasera, Umberto. Buonasera Pier, buonasera a tutti gli spettatori dell'Alchimista TV. Buonasera, allora, Eccoci qua benvenuti. Sì, per questa puntata che spero interessante appunto su tematiche ufologiche, il punto di partenza dal quale vorrei iniziare è rappresentato da tutte queste nuove dichiarazioni ufficiali che abbiamo avuto negli ultimi anni, per cui si è iniziato 5 anni fa con un cambio di rotta non indifferente, con quei famosi video della Marina, di cui abbiamo visto alcuni spezzoni anche nella sigla introduttiva. Video appunto effettuati a bordo di velivoli della Marina degli Stati Uniti e video sulla cui autenticità si è espressa la stessa Marina, sono stati periziati come ovviamente autentici e di conseguenza si sono fatti degli studi su questi video, su queste testimonianze e gli studi sono giunti a conclusioni che fino a pochi anni fa erano assolutamente impensabili, perché appunto studi ufficiali che hanno avuto, come dire, il placet governativo hanno affermato che questi oggetti non sono prototipi statunitensi, sono oggetti che mostrano caratteristiche e capacità tecniche aeronautiche al di fuori di quanto oggigiorno sia conosciuto. E di conseguenza si tende anche a escludere la possibilità che si tratti di prototipi di altre potenze, quindi prototipi russi o prototipi cinesi, anche perché basta un ragionamento molto pacato: nessuna potenza manderebbe sui cieli di un'altra potenza un proprio velivolo sperimentale col rischio che esso cada, abbia un'avaria ed eventuale tecnologia estremamente innovativa venga catturata dalla parte avversa. Ecco, quindi diciamo che l'opzione prototipo tende subito a decadere. Di conseguenza, proprio le stesse autorità statunitensi hanno preso in seria considerazione il fatto che si possa trattare di velivoli non provenienti da questo mondo, quindi velivoli di tecnologia extraterrestre. Ecco, di conseguenza per la prima volta abbiamo avuto una sorta di riconoscimento ufficiale sia dell'esistenza del fenomeno, sia di come il fenomeno in ogni caso presenti delle stranezze non indifferenti, perché comunque si è parlato anche di oggetti transmediani, quindi oggetti che possono entrare in acqua, uscire nell'aria, con caratteristiche e con capacità che nessun prototipo noto potrebbe emulare. Di conseguenza è come se avessimo avuto una sorta di timbro dell'ufficialità del fenomeno. Ovviamente però è necessario analizzare il fenomeno stesso anche in chiave storica e anche chiedersi il perché di questo cambio improvviso nella narrazione, cioè fino a più o meno 10 anni fa erano tutti granitici nel negare l'esistenza del fenomeno, nel, come dire, metterlo in ridicolo, nell'ascrivere il tutto a, come dire, a interpretazioni errate, a fraintendimenti, a veri e propri falsi realizzati apposta per ingannare le persone. E invece appunto da pochissimi anni la narrazione è completamente cambiata, per cui il fenomeno esiste, il fenomeno ha un'origine sconosciuta, il fenomeno ha un'origine che si pensa non essere di questo pianeta. Quindi il primo grande interrogativo che dovremmo prendere in esame alla fine della trattazione, secondo me, è proprio quello del come mai la narrativa si è cambiata e se realmente siamo di fronte a un cambio che possa essere, come dire, veritiero o se invece non sia un cambio che non possa nascondere qualcos'altro. Sì, Questo per insomma,
possa essere magari anche una manipolazione per, magari c'è il fenomeno c'è e lo ascrivo a qualcosa che mi può servire in futuro, una preparazione. Esatto, qualcosa che può servire in futuro, qualcosa che possa essere al limite anche meno inquietante di qualcos'altro che andremo a vedere più avanti. Questo perché? Perché se noi esaminiamo ovviamente il fenomeno UFO nella sua dimensione storica, che cosa notiamo? Notiamo che ovviamente gli avvistamenti non sono qualcosa che avvenga da poco tempo. Come molti sapranno, è vero che il fenomeno ufficialmente nasce il 24 giugno del 47 con il celebre avvistamento di Kenneth Arnold, che avvistò questi dischi volanti, da cui appunto il celebre nome nello stato di Washington State, vicino al Monte Rainier. Ecco, celebre avvistamento cui fece seguito l'ancor più celebre caso Roswell con la caduta di un disco volante in un ranch del Nuovo Messico, con tanto di recupero del velivolo, dei suoi rottami, con addirittura appunto un documento ufficiale del campo di bombardamento della base di Roswell, appunto nel Nuovo Messico, che dichiarava il reperimento di questo disco con rottami e con relative ulteriori indagini, che però appunto in questo caso ottenne subito una smentita, nel senso che il giorno successivo si cercò subito di insabbiare quanto accaduto dicendo no, i nostri militari si sono sbagliati nell'identificazione, in realtà era un pallone sonda, si sono confusi, il che ovviamente, come possiamo ben capire, è impossibile con il tipo di preparazione che viene impartita al personale, per cui ovviamente chiunque all'interno della base ben avrebbe saputo distinguere un pallone sonda da qualcosa invece di diverso. Ecco, queste sono le origini del fenomeno UFO moderno, diciamo, quindi più che altro contemporaneo. Però se procediamo a ritroso nei secoli, anche nei millenni, ritroviamo dei casi che presentano caratteristiche assolutamente parametrabili al fenomeno così come lo conosciamo oggigiorno. Ecco, a mio giudizio, il primo campo di esame, il primo ambito in cui risulta interessante analizzare il fenomeno UFO è quello dell'antichità classica, in particolare del mondo latino. C'è una celebre opera di Giulio Sequente, il libro dei prodigi, in cui appunto l'autore ha messo insieme tutta una serie di estratti presi da opere di altri autori latini, in particolare Tito Livio, Plinio il Vecchio. Ecco, tutta casistica che è, come dire, anomala, per cui all'interno di questa casistica anomala, tra cui piogge misteriose, piogge colorate, piogge di uccelli, cose così, vi è anche una corposa casistica relativa all'avvistamento di oggetti volanti che oggigiorno definiremmo come non identificati. Come venivano chiamati? Abbiamo travi ardenti, luci, fiamme, all'interno però appunto di una lingua, quella latina, che presentava tutta una terminologia invece per i fenomeni astronomici. Di conseguenza, il fatto che venisse utilizzata una terminologia differente fa comprendere come il testimone fosse dinanzi a qualcosa che veniva percepito come estraneo a un comune fenomeno meteo. Il termine più eclatante è sicuramente quello di clipei, perché i clipei erano degli scudi con una sorta di cupola centrale, con quindi una tipica forma a disco volante, quantomeno specialmente per gli avvistamenti degli anni 50-60. Quindi l'utilizzo di un termine come clipei è ovviamente interessante, perché fa capire come esista sicuramente un filo rosso tra passato e presente. E proprio nell'ottica appunto di seguire questo filo rosso, vi sono tanti altri casi nei secoli. Quindi avvistamenti di luci nei cieli, avvistamenti di, come dire, oggetti che cambiano direzione, il che quindi fa escludere le classiche meteore, bolidi, cose di questo tipo, perché appunto il cambio di direzione è sempre un qualcosa che, come dire, è una sorta di grande punto esclamativo e che indica che siamo in presenza di qualcosa di fortemente anomalo. Ovviamente all'interno di tutta questa casistica
non mancano i contatti con i presunti equipaggi di questi oggetti. Il caso probabilmente più eclatante è quello raccontato dal vescovo Agobardo di Lione, che nell'828 scrisse un'opera in cui si lamentava delle credenze appunto della gente di Lione, che ascriveva i problemi del raccolto, i problemi agricoli, alla presenza di fantomatici esseri provenienti da questa landa desolata, da questa Magonia, che sarebbero giunti quindi sul nostro pianeta per rubare frutta, verdura e a volte anche per rapire persone. Quindi qua abbiamo il primo collegamento con le cosiddette moderne abduction o presunti rapimenti alieni, quindi soggetti che vengono portati via, e questo è un altro collegamento interessantissimo. Sempre procedendo nei secoli, a mio giudizio un'opera di interesse assoluto è quella del reverendo Robert Kirk della chiesa di Aberfoyle in Scozia, che scrisse un'opera, Il Regno Segreto, di elfi, fate e leprecauni. Ecco, all'interno di quest'opera egli racconta tutte le tradizioni della sua gente scozzese relativa all'esistenza di una popolazione parallela, una popolazione fatta appunto di creature in grado innanzitutto di mutare forma, e questo è interessantissimo, di mutare forma, di apparire e scomparire a piacimento, di parlare qualsiasi lingua stia parlando la persona che si presenta dinanzi a loro, e la capacità di portarli, le persone, all'interno del proprio mondo. Quindi vengono portati nella cosiddetta Fairyland, la landa, la terra dei fairies. E che cosa è interessantissimo notare? Che nella terra dei fairies il tempo scorre in maniera differente, per cui il malcapitato viandante che si ritrovi a incontrare dei fairies, delle fate, degli elfi, che lo portino all'interno del loro mondo, crede magari di passare una notte e poi torna, come dire, nel suo mondo, diciamo, sulla Terra, per scoprire che in realtà non è trascorso semplicemente una notte, ma è trascorso molto più tempo, per cui le persone non lo riconoscono, amici, parenti non ci sono più, perché sono trascorsi i decenni. E questo perché è un ulteriore elemento interessantissimo, perché ovviamente postulare che delle mentalità medievali siano riusciti a comprendere l'aspetto della relatività del tempo è un qualcosa che, secondo me, non può che indurre a pensare che davvero questi fenomeni siano avvenuti e che davvero ci sia stata casistica di persone che, prese dai fairies, sono poi tornate decine di anni dopo e quindi hanno espresso il proprio sbigottimento per essere in un mondo che non li riconosceva più, ecco, e di conseguenza è molto intrigante questo aspetto, perché presenta tutto un filo rosso con le abduction, con il cosiddetto missing time o tempo perduto, in cui il testimone crede di aver trascorso magari alcuni minuti all'interno di dischi volanti o chissà dove, per poi scoprire che invece non sono passati minuti, ma in questi casi giornate, ecco, non si sa di gente che sia scomparsa per decine d'anni, per quanto ovviamente le numerose casistiche di scomparsa ben potrebbero far pensare che qualcuno sia all'interno di un contesto simile a quello dei Fairies. E di conseguenza questo filo rosso è riscontrabile assolutamente nell'opera del reverendo Kirk, che la tradizione vuole che sia scomparso perché lui stesso è scomparso, in quanto i Fairies si sarebbero adombrati del suo aver rivelato i loro segreti, per cui i Fairies stessi l'avrebbero rapito. Ovviamente questo non si può sapere, comunque è interessante notare come vi sia un collegamento tra rapimento, scomparsa, abduction, e tutto questo è un filo rosso che si ripercorre nei secoli. Per entrare più in un contesto moderno, è interessantissimo notare come tra 600, 700, 800, gli avvistamenti di oggetti volanti non identificati vengono compiuti anche da astronomi, di conseguenza soggetti assolutamente in grado di distinguere fenomeni naturali da fenomeni che altrettanto naturali non sono, perché abbiamo casistica anche di membri e presidenti, ad esempio, della Royal Society, che raccontano di aver visto in cielo qualcosa che non riusciamo assolutamente a spiegare
di che cosa si trattasse. Ecco, poi si arriva a mio giudizio, come dire, in una ondata ufologica, in una casistica ufologica che secondo me rappresenta il cardine per capire il fenomeno UFO, cioè per capirne la reale natura. Questa ondata è quella di fine 800. Fine 800, in particolare 1896-97, Stati Uniti, soprattutto stati del Midwest, ma non solo, anche California, all'improvviso vengono osservate in cielo delle misteriose aeronavi. Ecco, non immaginiamoci però qualcosa di altamente tecnologico, ma immaginiamo qualcosa come se fosse uscito dalla penna di Jules Verne, quindi oggetti volanti con strane appendici, con ali, con eliche, che si muovono nei cieli americani. Al contempo, mentre questi oggetti appunto vengono avvistati da tantissime persone, anche da sceriffi, membri di forze dell'ordine, persone assolutamente stimate all'interno delle loro comunità di provenienza, ecco, al contempo cosa succede? Che i presunti equipaggi di questi velivoli entrano anche in contatto con persone comuni, magari il classico oggetto volante, la classica aeronave viene scoperta all'interno di un campo, di un ranch, di un allevatore, e i presunti occupanti, che sembrano assolutamente umani, al limite con dei tratti leggermente orientaleggianti, chiedono assistenza, tipo chiedono acqua, chiedono verdura. E questo è un parallelismo fortissimo con il tipico incontro con l'entità fatata che appunto viene alla porta e ti chiede acqua, biscotti senza sale, ti chiede verdura, frutta, e per poi sdebitarsi il giorno successivo facendo trovare ricchezze, facendo trovare delle cose appunto per testimoniare la propria riconoscenza per quanto avvenuto. E appunto questi sedicenti equipaggi, un altro aspetto molto interessante è che alcuni membri degli stessi cercavano di ottenere un riconoscimento del brevetto per questa invenzione, nel senso che si presentavano in uffici notarili e raccontavano: guardate, abbiamo inventato questa macchina volante particolare, non vi preoccupate, l'inventore è questo personaggio, e vorremmo iniziare la procedura per il riconoscimento del brevetto. Ovviamente non è mai stato trovato nessun brevetto, pare che non sia stato neanche poi realmente depositato. Semplicemente il fine era quello di tranquillizzare la popolazione, per cui le persone, sentendo che si trattava di qualcosa di comunque terrestre, perché comunque c'erano presunti e sedicenti inventori che affermavano di aver realizzato queste aeronavi. Ecco quindi che avevamo un tentativo di tranquillizzare le persone. E anche questo è molto interessante perché in certi casi abbiamo gruppi di 3 persone vestite di nero che andavano a chiedere il riconoscimento del brevetto, quindi una sorta di Men in Black ante litteram, se così possiamo dire. Questo è estremamente interessante perché ci consente di gettare ponti tra passato e presente. Avvistamenti che ovviamente continuano anche poi durante la prima guerra mondiale e durante anche la seconda guerra mondiale. Qual è l'aspetto molto interessante? Che però, specialmente in questa ondata di aeronavi di fine 800, questi velivoli non erano assolutamente tecnologici. Avevano queste appendici di cui ho parlato prima che assolutamente sarebbero inutili per il volo. E quindi cosa è successo? In particolare negli anni 60, con le teorizzazioni di John Keel e Jacques Vallée, i quali appunto sono i massimi esponenti della cosiddetta teoria parafisica, si è iniziato a ipotizzare che il fenomeno in realtà, ecco appunto vediamo Jacques Vallée, tra l'altro anche collaboratore della NASA, il quale appunto si è messo giustamente a esaminare in maniera critica il fenomeno UFO, e a notarne tutte le stranezze, e a notare soprattutto come l'ipotizzare che esso sia un fenomeno proveniente da altri pianeti non sia l'ipotesi più credibile, proprio per questo aspetto per cui il fenomeno cambia fortemente nei secoli e tende ad apparire all'interno di quadri di riferimento che siano maggiormente adatti allo spettatore, per cui in passato si presentava davvero come travi celesti, si presentava davvero come scudi nel cielo. A mano nelle epoche, ecco a fine 800 che si presenta in maniera sostanzialmente identica a
a opere letterarie che appunto facevano menzione di macchine volanti. Entrando invece poi nella modernità, ecco che anche il fenomeno assume connotati ipertecnologici, con un crescendo nei decenni, perché passiamo appunto da semplici dischi a oggetti triangolari sempre più avveniristici e con prestazioni tecnologiche sempre un passo più avanti rispetto al contesto di riferimento. Per cui adesso abbiamo questi velivoli che si smaterializzano, che escono dalle acque, che vanno a velocità incredibili. A fine 800 avevamo dei velivoli certamente un po' meglio rispetto a quelli dei fratelli Wright, però sostanzialmente non con chissà quale differenza tecnologica rispetto al contesto dell'epoca. Di conseguenza, Vallée ha giustamente osservato come il fenomeno sembri mutare a seconda dell'osservatore, per cui anche oggigiorno, magari all'interno di contesti non tecnologizzati come il nostro, il fenomeno magari appare con connotazioni che richiamano fortemente degli aspetti più antichi nel tempo. Ecco, per cui un continuo cambiare che di conseguenza fa sì che parlare di oggettività per il fenomeno UFO diventa estremamente difficile, per cui il fenomeno, anziché avere connotati oggettivi, sembra essere fortemente legato alla dimensione soggettiva, quindi non solo l'epoca in cui si vive, ma anche lo spettatore, anche il testimone che si trova ad avere questa esperienza. Ed è di conseguenza per questo motivo qui che vi sono due teorie ufologiche sostanzialmente contrapposte. La prima è la cosiddetta teoria extraterrestrialista, da cui appunto dal nome si può facilmente vincere che è una teoria che postula che questi oggetti volanti non identificati provengano da altri pianeti o che comunque siano frutto di tecnologia non terrestre. Quindi un fenomeno tecnologico, un fenomeno, come dire, da ascrivere a razze non terrestri, a tecnologia quindi non umana, sulla cui origine poi si può anche dibattere perché uno può affermare che giungano da altri pianeti, un altro può affermare che vengano dal lato nascosto della Luna, qualcun altro può argomentare l'esistenza di basi sotterranee, di basi subacquee. Questo è un altro aspetto, ma un aspetto, come dire, meramente logistico, se vogliamo. Dall'altro lato, invece, una teoria molto più complessa, quella parafisica, che postula che il fenomeno abbia un'origine estremamente più sfuggente, di conseguenza un fenomeno che non proverrebbe da altri pianeti, ma semmai da altri piani del reale. In quest'ottica, a mio giudizio, è di estremo interesse un documento dell'8 luglio del 1947, quindi pochi giorni dopo Roswell e 2 settimane dopo l'avvistamento di Kenneth Arnold, documento redatto dal professor Midlane, un esoterista piuttosto celebre all'epoca, stranamente non conosciuto né da Keel né da Vallée, i quali infatti nelle loro opere non lo menzionano. Questo documento è stato pubblicato sul sito dell'FBI nel 2008 ed è un documento che a mio giudizio è sensazionale perché il professor Lane si rivolge alle più importanti autorità dell'epoca negli Stati Uniti, per cui sia al governo, sia a, come dire, professori, colleghi, membri di università, e dà dimostrazione di una conoscenza estremamente approfondita del fenomeno UFO, però non in chiave extraterrestrialista, ma secondo una chiave di lettura diversa, perché egli era membro di un cosiddetto inner circle, una cerchia interna di persone formata da vari esoteristi dell'epoca, che tramite esperienze medianiche erano entrati appunto in contatto con entità che affermavano che cosa? Che il fenomeno UFO non era affatto un fenomeno tecnologico come lo intendiamo, ma è un fenomeno proveniente da un altrove, da un altro piano del reale. In questo egli utilizza anche i termini Loka e Loka Talas, tipici della tradizione indiana. E questo è estremamente interessante perché sposta il fulcro dell'attenzione su un piano completamente diverso. Questo perché, innanzitutto, è un passaggio che è estremamente inquietante all'interno di questo documento, perché viene scritto che, come dire,
gli equipaggi e coloro che sono responsabili di questo fenomeno intendono stabilirsi su questo piano. Questo ovviamente è fonte di inquietudine non indifferente, perché nel momento in cui viene a sapere che un fenomeno che si dimostra molto più avanzato di te, che è in grado appunto di cambiare forma, che è in grado di presentarsi con fattezze e fogge differenti a seconda di chi sia tu, intende stabilirsi su questo piano. Beh, è ovvio che non può essere foriero di particolare tranquillità. Di conseguenza, appunto, è fonte di stupore il fatto che di ciò si sia parlato davvero molto poco, ed è proprio in quest'ottica che, al contrario, le ultime rivelazioni possono far pensare che in realtà siamo di fronte all'ennesimo tentativo di confondere le acque, per cui oggigiorno, appunto, nel momento in cui il fenomeno diventa così pervasivo, nel momento in cui gli avvistamenti aumentano in maniera esponenziale anche da parte di membri delle forze armate, quindi da soggetti assolutamente credibili, astronauti e via dicendo, ecco, nel momento quindi in cui il fenomeno diventa così palese, ecco che viene dato sì un riconoscimento ufficiale, però un riconoscimento ufficiale che punta il dito in una direzione di, come dire, concretezza tecnologica del fenomeno. E questo è un aspetto di grande centralità, perché si è sempre spesso parlato di grande shock culturale, si è sempre detto i governi non rivelano l'esistenza del fenomeno perché hanno paura che poi succeda quello che era successo a fine anni 30 a New York con la messa in onda dell'opera radiofonica La guerra dei mondi, con terrore generalizzato, con gente che scappava di casa perché credeva che il romanzo di Wells che veniva letto fosse uno scenario reale, che di conseguenza ci fosse l'arrivo dei marziani. Ecco, si è spesso motivato il silenzio governativo adducendo questo esempio reale, quindi la lettura radiofonica di questo testo, che ha causato terrore assoluto nello stato di New York. Sicuramente, sì, è una possibilità che si sia preferito mantenere il riservo per evitare scenari di questo tipo. Ma il problema qual è? Il problema è che nel momento in cui il fenomeno UFO, anziché mostrare una natura tecnologica, mostrasse una natura completamente diversa, sarebbe ben più inquietante, perché nel momento in cui si scoprisse che i dischi volanti non sono né dischi né volanti, ma sono qualcosa di assolutamente diverso, qualcosa che è in grado di mutare forma, è in grado di cambiare caratteristica a seconda dell'osservatore, è un qualcosa che proviene da piani e dimensioni differenti, beh, questo secondo me darebbe una svolta nelle, come dire, Certo. nella forma mentis delle persone decisamente più virale, decisamente più forte di quanto un ipotizzare che questi oggetti vengano da altri pianeti. Senti Umberto, a proposito di fenomeno parafisico, mi è fatto venire in mente e ho cercato l'immagine Ah, questa. beh, certo. Il celebre LAM di cui Culto alla di Lam. citazione di Aleister Crowley, assolutamente. Beh, del resto anche qui è tutto collegato al tema, nel senso, se pensiamo anche alla copertina, ad esempio, del libro Communion di Whitley Strieber, scrittore americano e presunto rapito, o se pensiamo al classico grigio, il classico grigio di quei racconti ufologici di incontri con esseri grigi che ti vengono a rapire, beh, la somiglianza è netta, per cui vediamo questa testa macrocefala, vediamo questo naso estremamente sottile, questa bocca appena pronunciata e soprattutto questo grande volto ovale, che ricorda tantissimo quello di quelle narrazioni dei grigi, ma del resto, appunto, Aleister Crowley aveva fatto alcune operazioni magiche che poi erano state anche ripetute nel 1946 nel deserto da Parsons, il celebre, come dire, padre della missilistica, una celebre figura all'interno della NASA, che oltre ad essere scienziato era anche, come dire, operatore magico, era anche esoterista di altissimo livello e appunto si era messo nel deserto all'interno delle cosiddette operazioni Babylon per aprire un portale che probabilmente non si era assolutamente chiuso e da cui poi sono uscite tutti quegli avvistamenti dell'anno successivo, del 47, per cui
il collegamento tra LAN, grigi, di conseguenza una nascita del fenomeno UFO, che non è un fenomeno da ricercarsi su altri pianeti intesi in senso orizzontale, bensì su altri piani del reale, è a mio giudizio la chiave di lettura più credibile del fenomeno. Ho preso un'immagine di un grigio, così si Ecco, può mettere. esatto, notiamo fortemente le somiglianze, e per cui secondo me è proprio questa la chiave per comprendere il fenomeno UFO, quindi un fenomeno che, come dire, ha la sua origine, se vogliamo, probabilmente in un ambito astrale, dimensionale, più che in un ambito tecnologico di altri pianeti, di altre civiltà che abbiano raggiunto livelli tecnologici superiori al nostro, il che per carità non è da escludere in maniera netta e con certezza, perché non si può assolutamente sapere. Non si può escludere che appunto su altri pianeti non ci siano altre forme di vita simili alla nostra che abbiano raggiunto una tecnologia tale da poter giungere fin qui. Questo non è Appunto, la assolutamente. domanda che uno si può anche porre è che magari due fenomeni siano comunque due fenomeni complementari, quindi che ci sia Sì, un'ufologia. si può ipotizzare che i fenomeni siano due. Specialmente secondo me, se uno considera Roswell come un fenomeno realmente tecnologico, probabilmente forse è l'unico caso che a mio giudizio possa insinuare il dubbio della presenza di un fenomeno tecnologico, ma tutti gli altri casi secondo me hanno un'origine decisamente diversa, un'origine, del resto un'origine di cui tutte le tradizioni note sanno bene di che cosa si tratti, ecco, per cui quando uno si addentra in certe tradizioni, in certe discipline, tutte parlano appunto dell'esistenza di questi fenomeni, di questi avvistamenti, di queste entità, di queste creature, per cui le tradizioni sanno di che cosa si tratti, ecco. Un altro caso abbastanza inquietante che fa pensare a una teoria parafisica sono il cosiddetto fenomeno dell'uomo falena, i casi dell'uomo Beh, falena, di certo, assolutamente. Qui cui è. tu hai già fatto un video che potete trovare sul nostro canale, perché Umberto ha già creato delle piccole chicche che molto ma molto interessanti, che suggerisco a tutti di andare a vedere. Non so se vuoi parlare comunque dell'uomo falena, accennarne. Sì, l'uomo falena è un altro caso di grandissimo interesse perché nel 66-67 in West Virginia, in particolare Point Pleasant e dintorni, si ebbe come dire, un'esplosione di case di avvistamenti di questa strana creatura, di questo umanoide volante con un'apertura d'ali impressionante, oltre 2 metri, con questo volto inquietante, con questi occhi rossi, che venne visto anche in questi casi appunto da persone assolutamente credibili e stimate, quindi non da persone, come dire, aduse a fantasticherie, per cui personaggi assolutamente stimati che a volte anche non solo in coppia, ma anche a gruppi di 3-4 persone, videro questo strano umanoide volante che in certuni casi addirittura si mise a inseguirli, volando in auto, raggiungendo anche 100 km orari, rincorrendo, mostrandosi fuori da casa e quindi potendo anche tranquillamente camminare da bipede, quindi una creatura estremamente anomala. E venne osservata appunto soprattutto in questi 5-6 mesi a cavallo tra il 66 e il 67, specialmente in quell'area, in particolare vicino a un deposito delle munizioni della Seconda Guerra Mondiale, e causò ovviamente tantissimi dubbi, nel senso non si riusciva a capire quale potesse essere l'origine, perché si cercò di tirare in ballo la gru canadese, un uccello che però non era neanche di quelle zone, e del resto non si capiva neanche come mai la gente all'improvviso potesse non essere in grado di riconoscere un semplice volatile da qualcosa che invece era differente. E, è un aspetto di grande interesse e che appunto poi il fenomeno sembrò scomparire, ma quello che notò appunto John Keel, il ricercatore americano che era giunto in loco per indagare, quello che notò è che all'aumentare dei casi di avvistamenti di uomo falena,
aumentavano anche altre casistiche, aumentava l'avvistamento di UFO in maniera esponenziale, aumentavano i casi di poltergeist, avvistamenti di fantasmi, per cui era come se vi fosse un aumentare in toto dell'irrazionale, come se ci fosse una irruzione dell'irrazionale appunto nel tessuto del reale. E questo è molto significativo perché ci dimostra come non sia possibile ragionare a compartimenti stagni in questi ambiti, per cui nel momento in cui noti che i fenomeni UFO, avvistamenti di strane creature, fantasmi, poltergeist e quant'altro sono tutti collegati, capisci che ci vorrebbe appunto una tipologia di ragionamento che fosse più onnicomprensiva e che riuscisse a, come dire, considerare tutti gli aspetti di una fenomenologia che è estremamente complessa in quanto variegata. Certo, allora volevo chiederti cosa ne pensi del progetto Blue Beans Sì, che guarda, si. quello è un progetto estremamente interessante di cui ha parlato questo ricercatore québécois, Serge Monast, a fine anni 90. È un progetto molto interessante perché è un progetto che, come dire, sposta su un piano ulteriore quello di utilizzare grandi narrazioni per ingannare le persone. Quindi quello di innanzitutto creare un nemico esterno, che in certi casi può essere qualcosa, in questo caso invece sarebbe una presunta invasione aliena. Utilizzare quindi una presunta invasione aliena, quindi simulando tramite ologrammi avvistamenti su grande scala, per cui proiettare ologrammi con invasioni di astronavi in cielo, e far quindi percepire alle masse l'esistenza di una gravissima minaccia proveniente da un altro pianeta, al fine di, come dire, stringere ancora di più le maglie del controllo globale, per cui spostare il controllo della popolazione un gradino più in là, adducendo l'esistenza di una minaccia aliena che non sarebbe reale, ma che sarebbe invece creata ad arte per unire la popolazione, renderla più docile, più mansueta e soprattutto terrorizzata e preoccupata dall'esistenza di un nemico esterno. In questo caso assolutamente molto grande, molto visibile, come potrebbero essere astronavi e quant'altro. Per cui è molto interessante perché, pur essendo stato scoperto a fine anni 90 da questo Serge Monast, e pur essendo al momento che si sappia ancora non messo in atto, è ovvio però che eventualmente magari i suoi primi passi, per quello che si sa, già potrebbero essere in atto, nel senso che magari tutte queste rivelazioni che abbiamo, questi avvistamenti, queste cose potrebbero anche essere lette all'interno di un quadro di questo tipo, per cui non è da escludere a priori, ecco. Sì, nei fatti più recenti potrebbero inquinare il fenomeno ufologico e E far potrebbero prendere. essere create d'arte, certo. Secondo te è prossimo per essere realizzato o lo vedi una cosa Ma che è un progetto? quello che si è visto negli ultimi anni, secondo me, lascia spazio a qualsiasi teorizzazione di potenziali scenari futuri in cui il controllo aumenti in maniera ancora più netta e pervicace. Per cui, a mio giudizio, non escluderei a priori che non possa essere inscenato un qualcosa di questo tipo. Non mi stupirebbe più di tanto, ecco. Allora, cosa ti aspetti ufologicamente dal 2023? Ma io penso che che possa essere un anno in cui quel filo rosso emerso 5-6 anni fa con questi documenti ufficiali, questi video ufficiali, venga continuato, per cui studi governativi, testimonianze ufficiali, video ufficiali che vengono a dare credito all'esistenza del fenomeno, con tanto di appunto individuazione da parte delle autorità dell'origine presunta del fenomeno, quindi rendere sempre più accettato il fatto che si possa non essere soli in questo pianeta e che di conseguenza ci possano essere, come dire, civiltà che da altrove sono riuscite a aggiungere con questi velivoli che non possono essere terrestri per via della dimostrazione di una superiorità tecnologica che fa sì che non si possa pensare a prototipi della tecnologia umana, ecco. Secondo te i governi arriveranno a rivelare il fenomeno UFO?
Anche perché ho sentito che per esempio Trump era propenso per rivelare il fenomeno ed praticamente gli stessi alieni, gli stessi UFO, gli abbiano consigliato di non rivelarlo. Considera che la tematica ufologica in campagna elettorale viene sempre tirata fuori, per cui Obama, Clinton, in precedenza anche Carter, comunque si erano sempre messi a dire: ah, guardate che se diventerò presidente io, allora rivelerò quanto viene conosciuto e viene tenuto segreto riguardo agli UFO, per cui è un tema che viene tirato fuori, secondo me, per cercare di spostare un certo bacino dell'elettorato a proprio favore. Poi del resto, quando uno invece diventa effettivamente presidente, poi non tende a non rivelare nulla. Però appunto questo cambio di narrativa che abbiamo avuto negli ultimi anni, pur senza, come dire, l'apertura di archivi o lo smentire politiche precedenti, nel senso che non c'è mai stato un'ammissione di aver mentito in passato, questo non c'è mai stato, per cui non c'è stato un riprendere in esame il caso Roswell, uno smentire le conclusioni di progetti ufficiali degli anni 60 e 70 di studio del fenomeno, le cui conclusioni invece erano negative o comunque fortemente dubitative dell'esistenza dello stesso. Per cui invece negli ultimi anni abbiamo visto che il fenomeno viene ritenuto reale e il punto interrogativo è semplicemente sulla sua origine e si tende a escludere il fatto che appunto possa essere terrestre e si lascia molto aperta, per non dire spalancata la porta, che possa essere un fenomeno non di questo pianeta, ecco. Sì, è una specie di rivelazione in un certo senso che poi dopo a livello dei media, a livello pubblico, non è stata Sì, pompata. quello davvero pochissimo, nel senso non ha occupato assolutamente telegiornali o quant'altro, se non appunto per brevi servizi in orari che non potessero intercettare troppe persone. E poi sì, poi specialmente qua in Italia comunque quel genere di affermazioni tende a ancora essere tacciato di, come dire, assurdità, per cui per quanto la fonte sia estremamente autorevole e di conseguenza provenga, come dire, da fonti assolutamente accreditate per parlare del fenomeno e per valutarne l'origine, ciononostante qua in effetti l'atteggiamento è sempre quello di uno scetticismo a oltranza, ma che più che scetticismo diventa, come dire, un opporsi a una realtà dei fatti, perché ben venga lo scetticismo giustamente in assenza di prove, di documenti, testimonianze, qua si tratta proprio di non voler prestare attenzione a qualcosa che viene comunicato come ufficiale, come esistente. Sì, che poi è uno scetticismo che viene più dai media, perché seguendo quando hanno fatto delle rivelazioni con dei sondaggi, sembrerebbe che la maggioranza delle persone non esclude l'esistenza di Beh, sì, a extraterrestri. livello di persone c'è sicuramente più apertura rispetto a una volta. Uno questo lo nota anche magari le volte in cui si accenna all'argomento in contesti non specialistici. In effetti c'è decisamente maggiore apertura di quanta non ve ne fosse anche solo 15-20 anni fa, quindi questo sicuramente è positivo. Però diciamo che a livello istituzionale, accademico, scientifico italiano permane uno scetticismo ad oltranza, senza se e senza ma, che si pone in forte contrasto con il dato reale, come ci fosse appunto una sorta di dissonanza cognitiva rispetto a quello che viene comunicato come reale. Ci sono dei casi eclatanti nel 2022, l'anno passato di cui vuoi parlarci? Ma casi eclatanti nel 2022. Così su due piedi non mi viene in mente nessun caso da dire questo rappresenta la pistola fumante. Ci sono Dico che state però interessanti indagini riguardo appunto anche la Val Malenko, con il celebre caso del carabiniere, che appunto il cui avvocato è riuscito a, come dire, a ristabilire l'onore e la credibilità. Di conseguenza questo è un aspetto molto interessante. Ma diciamo che
casi del tipo è stato visto il tale oggetto in maniera incontrovertibile, no, diciamo che appunto quel tipo di caso per la sua importanza deve purtroppo sempre provenire da fonti assolutamente ufficiali, per cui deve essere, come era stato nel 2017-18 con quei video della Marina degli Stati Uniti, ovvio che quindi quello era un caso di grande portata, una grande ripresa video. Per cui riguardo all'ultimo anno, diciamo che sì, ci sono avvistamenti di massa spesso in Sud America, ci sono avvistamenti nei pressi di vulcani messicani. Questi sì, però è ovvio che l'avvistamento fatto dal singolo o anche da una moltitudine, ovviamente con i mezzi che ci sono oggi di ritocco grafico, video, audio, sono sempre un po' così, uno sospende il giudizio e dice, ah, interessante. Diciamo che ci vorrebbe magari come dire, un tracciato radar che andasse a corroborare quanto visto di persona, ci vorrebbe qualcosa del genere, ecco, che andasse meglio a dare credibilità, per quanto ovviamente poi uno può sempre dire era un prototipo, era un drone, e di conseguenza diventa più difficile avere il classico caso estremamente eclatante che possa rappresentare una sorta di pietra miliare dell'annata 2022. Certo. Allora, prima di concludere, volevo fare una carrellata dei lavori che hai fatto a livello librario, anche perché hai scritto e scrivi ancora tanti Grazie. articoli, che dimostra la tua grandissima preparazione e bravura. Grazie. Allora, inizio con UFO, i casi perduti. Sì, questa è una carrellata di. Questo qua è il mio primo, Mondalieni è il mio primo, quello che ho scritto nel 2011, in cui mostravo il filo rosso con la tematica fairies, gli avvistamenti nel passato, nelle tradizioni occidentali di contatti con entità. Anzi, chi volesse può prendere spunto, sono tutti libri che si trovano ancora, questi sono tutti in pubblicazione. Questo forse no, perché è troppo risalente, però gli altri assolutamente sì, gli altri si trovano. Questo si trova assolutamente, una raccolta di casistica insolita, meno menzionata di altre, per cui ci sono delle, tra virgolette, delle chicche poco note anche all'interno dello stesso ambito ufologico. Questa è una sorta di excursus del fenomeno UFO, un po' come abbiamo fatto questa sera, per cui un'analisi diacronica dall'antichità classica ai giorni nostri con tutti i casi più interessanti di avvistamenti. Parlo anche ovviamente di abduction, che stasera non siamo riusciti per motivi di tempo, e che è un altro fenomeno molto interessante, per cui questo è una sorta di compendio ufologico. Questo analizza il celebre, come dire, punto interrogativo sul fatto se siamo stati sulla Luna oppure no, analizzato in particolare nell'ottica se le foto, il materiale fotografico, sia oppure no congruente con l'essere stato scattato sulla Luna, cioè queste foto che ci hanno mostrato sono davvero state fatte sulla Luna oppure no? Ovviamente ho preso in esame i pareri di scienziati, matematici, esperti di fotografia che andassero in maniera approfondita e matematico-trigonometrica ad analizzare il perché e il per come certe foto non siano coerenti. Questa è una edizione successiva del testo precedente in cui ho inserito anche ad esempio il tema della Terra piatta, di come spesso venga utilizzato per, come dire, ammorbare un po' il clima dell'ambito delle ricerche alternative con una teoria che ovviamente non è veritiera e che però serve un po' a inquinare il tutto, nel senso che di conseguenza poi i media hanno un gioco facile dicendo, come dire, accomunando terrapiattismo, Luna, UFO in un unico calderone di corbellerie, ecco. Sì, che poi è l'antitesi di ufologia con la terra piatta, credo. Certo. Ecco, questo è il mio ultimo testo in ordine di tempo in cui analizzo un fenomeno che secondo me è il più inquietante che vi sia, cioè la scomparsa in circostanza misteriosa di persone, specialmente all'interno di grandi spazi aperti, che
persone che non vengono trovate dai team di ricerca, anche con cani molecolari, a volte vengono sì ritrovati, ma le autorità escludono che si sia trattato di omicidio, che si sia trattato di attacco di predatori. A volte presentano anche i segni di cadute dall'alto, in totale assenza di dirupi o di luoghi da cui si possano essere buttati e lanciati. Quindi una caduta dall'alto in assenza di luogo da cui potersi buttare. Quindi estremamente misteriosa questa casistica. Sto anche scrivendo appunto un aggiornamento perché ci sono connessioni anche alla fenomenologia ufologica, per cui abbiamo casi in cui ci sono stati avvistamenti e conseguente sparizione e in certi casi mai più ritrovati. E per cui quel testo nasce senza citare il fenomeno UFO, perché appunto all'epoca questa connessione non era evidente, e invece adesso con l'emersione di alcuni casi sono andato appunto a mettere insieme questa casistica, che poi comunque anch'essa presenta un filo rosso con gli antichi casi di sparizioni, il viandante che scompare, che non torna più o che appunto torna decine di anni dopo, per cui è estremamente inquietante vedere come persone sembrano scomparire anche all'interno di gruppi che sono magari andate a fare gite nei grandi spazi aperti, specialmente in Nord America, e poi nell'unico momento in cui, come dire, ci fosse stata una possibilità per un fenomeno misterioso di inserirsi, di farti scomparire, ecco che la persona scompare, nessuno più la ritrova o viene ritrovata morta in circostanze anomale. Per cui, secondo me, questo è uno dei fenomeni più inquietanti che accadano. Prima del backstage, mi hai detto che sono in arrivo altri libri in Sì, programmazione. guarda, sto scrivendo un'opera che prende in esame, come dire, tutta quella serie di entità anomale, alcune più propriamente criptozoologiche, per così dire, quindi Nessie, Morto di Loch Ness, Sasquatch, Bigfoot, Chupacabras, quindi esseri di questa tipologia qui. E poi prende anche in analisi la nascita del fenomeno UFO, quindi parlo proprio di Lam, come abbiamo visto prima, della sua somiglianza con i grigi, e come dire, metto in discussione il fatto che per quanto riguarda la prima categoria, quindi mostri Loch Ness, strani mostri lacustri, Bigfoot, cose così, si sia davvero in presenza di animali. Perché pongo il dubbio? Perché giustamente la scienza postula due problematiche non indifferenti, cioè se davvero questi esseri abitassero in un caso i laghi, nell'altro caso le grandi foreste, com'è possibile che non sia mai stato trovato un esemplare morto? Inoltre, com'è possibile che all'interno di certi laghi ci possa essere addirittura un vasto campionario di queste creature, quindi tanti mostri marini, di che cosa si cibano, visto che nel lago non c'è sufficiente fauna per poterli cibare? Due domande assolutamente interessanti e che hanno sicuramente un loro punto, che però vengono superate nel momento in cui si andasse a postulare che non siamo in presenza di animali propriamente intesi, ma di creature, entità ed esseri come l'uomo falena, quindi entità che non appartengono al 100% a questo piano di realtà, ma da un altro. E di conseguenza analizzo in quest'ottica anche il fenomeno UFO, criptozoologia, quindi sempre seguendo la chiave parafisica, in contrasto, in rapporto con quella extraterrestrialista. E hai in ballo anche, so che fai anche degli incontri, ogni tanto vedo. Sì, incontri facciamo ogni tanto delle serate qua a Torino, adesso poi ce ne sarà una il 31 gennaio, dove per la prima volta parleremo di Antico Egitto. Verrà Roberto Crudelini, studioso e scrittore in particolare dell'antica Roma, ma anche dell'Antico Egitto, ha scritto questa nuova opera, come dire, storia non convenzionale dell'Antico Egitto, e in questa serata parleremo ovviamente di piramidi, parleremo di Atlantide, parleremo di misteri della civiltà egizia, di tutte le cose che quindi
difficilmente si spiegano in termini convenzionali. E poi sicuramente ne faremo anche altre, sempre invece appunto su temi ufologici, anche su casi di scomparsi, per cui stiamo un po' valutando un programma per la primavera, ecco, un programma di incontri. Per chi volesse seguirti, ti può seguire tramite Facebook, scrive un Sì, caro. su Facebook ci sono, e poi ci sono tanti video appunto fatti qua e là su YouTube, cercando appunto nome e cognome, appare una nutrita schiera di interventi nel corso degli anni, per cui anche a livello video ci sono, come dire, sono presente, ecco. Sì, se uno si iscrive, cioè, lo cerca sulla pagina Facebook, poi può vedere gli appuntamenti Certo, e sì, anche il profilo è visibile. quando pubblichi anche dei bellissimi articoli su Nexus o su altre riviste, può. Certo, sì, scrivo per Nexus, per X-Times, per UFO Magazine, diciamo che sono anche per Mistero, per la rivista Mistero, diciamo che sono queste quattro le riviste con cui collaboro attualmente. Bene, siamo in conclusione, avrei voluto farti altre domande, ma le riservo per un'altra puntata. Ben Ti volentieri, grazie. ringrazio tantissimo Grazie a te, grazie a tutti voi per l'ascolto. e grazie anche a tutti quelli che ci hanno seguito o ci seguiranno. Buona serata. Buona serata, grazie.